Stiamo con chi? Michele? Michele? Castaldo. No, io sono Nicola Castaldo. Ah, Nicola Castaldo. No, vabbè, sto documentando tutti quelli che sono questi materiali di spoglio di età romana riutilizzati nei paramenti murari, insomma. Per che cosa? Per uno studio di complessivo sulla città, insomma. Ma la città c'ha tanti di quei reperti. E come no, certo. Nola era una delle città più importanti della Campania antica. Cioè, insieme a Capua è l'altra Roma, ma Nola comunque rivaleggiava per lusso e sfarzo, quindi figuriamoci i monumenti della Nola antica, come dovevano essere belli. Ma tu fai parte della sovrintendenza, vero? Non faccio parte della sovrintendenza, sono un collaboratore esterno, un archeologo collaboratore esterno della sovrintendenza. E studioso del territorio. Studioso del territorio. Le prossime novità, quali sono? Allora, beh, un poco appunto fare una carta archeologica della città, mettendo insieme tutte quelle che praticamente sono le evidenze del passato, scoperte del passato e anche le scoperte, diciamo, le così. Più importanti scoperte del passato. Le più grandi scoperte del passato, vabbè, ce ne stanno tantissime, sicuramente. Molti cittadini non le conoscono. Ma sicuramente tutto scaverà delle necropoli nolane. Con tutti i materiali, diciamo così, anche di importazione dalla Grecia, per esempio, tutte quelle che ha i tombe fra il V e il IV secolo, sì. Quelli là, diciamo così, che tutte le officine attiche attestate a Nola, le Tria Vivenzia, oppure tutta la fase di quelli di IV secolo, che sono importantissimi. Ma non solo questo, insomma, ma anche lo studio delle fonti antiche ci permette di ricostruire in un certo senso Ambrogio Leone, altri remondini, ci permette di ricostruire praticamente tanti, pure l'assetto, come si erano conservate quelle vestigi del passato, sì. che altrimenti non sapremo. Ma la toponomastica parla, no? Come non parla la toponomastica? Certo che la toponomastica parla. Però è ancora scarsa, no? Allora, studi sulla toponomastica antica esistono, perché ovviamente molte volte i toponimi riecheggiano praticamente anche, come possiamo dire, riecheggiano in un certo senso quelle che anche situazioni più antiche. Quindi sicuramente ho studiato la toponomastica, ma non solo quella, diciamo così, nolana, perché è abbastanza recente in alcuni casi, ma anche quella territoriale è importante. Vabbè, ok. Questa verrà pubblicata sicuramente.